queste canzoni anarchiche venivano cantate dai cantastorie di piazza che vendevano, campavano vendendo i foglietti volanti dei manifestini con questi fatti, con queste storie, intervallavano queste storie con storie di sesso, con storie di uccisione, di amore, ma il compito era quello di fare la propaganda. E loro praticamente arrivavano nelle piazze e cercavano di avvicinare la gente. Vai ragazzi, sono arrivati i cantastorie, li ha uccisi la televisione, le autorità non li vedevano di buon occhio e loro incominciavano con un imbonimento, di solito una canzone a ballo, ma sempre con motivo, le scarpette rosso-nere come la bandiera degli anarchici. Ricamate, ricamate di seta nera, per andare a ballare la sera, per andare a ballare la sera. Le scarpette, ricamate, ricamate di seta nera, per andare a ballare la sera, sempre cerca del tiramisù. Per andare a ballare la sera, sempre in cerca del tiramisù. Forza donne, forza uomini, venite all'occorrenza. Le ultime storie, la ballata di Sante Caserio, la sardina, venite a sentire le novità. Le scarpette, ricamate, ricamate di seta rossa. Per andare a ballare con la mossa, per andare a ballare con la mossa, le scarpette ricamate, ricamate di seta rossa, per andare a ballare con la mossa, se per cerca del tiramisù, per andare a ballare con la mossa, e sempre cerca del tiramisù, oh, come balla ben quella lì, forza donne, oh, come balla ben quella là, uomini, fatevi coraggio, oh, venite qua che c'è la storia. E poi continuavano questa, oh, come balla ben quella lì, le scarpette, aveva i colori, però tutti i colori di violenza, tipo, o di critica, le scarpette, ricamate di seta verde, per andare a cercare le merde, per andare a cercare le merde, le scarpette, ricamate di seta verde, per andare a cercare le merde, sempre in cerca del tiramisù, per andare a cercare sempre in cerca del tiramisù. Poi questa continuava con rossa, bianca, gialla, bianca tutta la cavalla, di solito queste cantastorie erano da soli raramente, più spesso in duo, in gruppetti di famiglia, c'era sempre qualche bella donna, perché la bella donna tirava. E che cosa vedevano? Mettevano un banchetto con la loro roba da vendere, la mette da barba, lacci da scarpe, ocarine, armoniche e fogli con le ballate cantate, gli ultimi avvenimenti. Erano loro a portare notizie, a volte le caricavano, a volte le falsavano per attirare la gente, ma erano sempre fatti, i fatti della società. E poi cantavano sempre qualche canzone, dicevano loro, sempre con della critica. Una delle più famose era Le Mondine, e i partigiani hanno rubato questa melodia per fare Bella Ciao, ma le origini erano delle mondine che dicevano: una mattina mi sono alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina mi sono alzata e un lavoro mi tocca fare. Una mattina mi sono alzata, pure nella risaia mi tocca andare. Povere, andarla a lavorare 16 ore al giorno, spiegate.
strade e fra gli insetti delle zanzare. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli insetti e le zanzare un duro lavoro nero da fare. E fra gli insetti e le zanzare un duro lavoro nero da fare. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli insetti e le zanzare un duro lavoro mi tocca fare. Oh mamma mia, oh che tormento. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh mamma mia, che tormento. Io che incontro ad ogni ora. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Bella un giorno che tutte quante. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ma bella un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà. Se 16 ore mi sembra un po' te, provate voi a lavorare, così saprete la differenza. Di lavorare e di comandare. E questa povera gente era difesa anche dagli anarchici. E uno dei più famosi che noi ricordiamo come uomo delle nostre terre è Pietro Gori, che nasce che studia a Livorno, nasce a Messina, ma diventa toscano, si laurea in legge, viene arrestato 5 volte. Malgrado questo continua con la sua idea di libertà e di giustizia contro lo Stato dei padroni organizzato. Per cui, per esempio, lui quando difende o diciamo difende l'immagine di Sante Casero, che era un anarchico che ammazzò Carnot con una pugnalata, venne di nuovo costretto all'esilio, andò fuggì a Lugano e poi da lì l'arrestarono, riandò via, poi andò a Londra, poi da Londra fu esiliato, gli concesse una specie di grazia, però devi stare all'Elba senza rompere i coglioni. E poi in seguito, quando Bava Beccaris spara contro l'aumento del pane sulla popolazione, fugge in esilio perché viene condannato a 12 anni per istigazione. Un eroe, con la sua vita sempre per questo eroe, va a Marsiglia, si imbarca in Argentina, addirittura fonda un fondo operaio argentino, tiene corsi di criminologia e scrive un sacco di canzoni, fra cui Le ultime ore di Santi Casero, di questo giovane martire anarchico che aveva ammazzato un presidente perché rappresentava l'ingiustizia dei padroni. Le ultime ore di Santi Casero. Il 16 di agosto, bon bon, sul far della mattina, bon bon, poi aveva disposto l'orrenda ghigliottina. Il povero Casero in galera, Casero l'anarchico uccide Carnot. Venite gente a sentire la tua storia. Mentre Casero dormiva ancora, senza pensare al triste orrore. Alziamo la chitarra e entra nella prigione, direttore prefetto, voce di emozione, svegliano il giovinetto, chi si è svegliato si denoma c'è, è giunta l'ora. Svegliato si credo nascere, è giunta l'ora, alza il piede. Tutta la notizia, i miei scambi dagli santi, tutta la
fidarmi che lei l'avrà, mi raccomando per carità. Poi con precauzione dal boia fulgato in piazza di Lione fu quindi trasportato. E spinto a forza il capo entrò nella mannaia che lo tagliò. E spinto a forza il capo entrò nella mannaia che lo tagliò. La Francia manifesta, gridando viva il boia che gli tagliò la testa. Gente di rana e senza cuore, contenta e ride la cui dolore. Gente di rana e Sante Caserio. Sante Caserio era un ragazzo figlio di contadini che erano malati di pellagra, che era una malattia dovuta a una sottoalimentazione che provocava la demenza. Dalla campagna va a Milano per lavoro, frequenta i circoli anarchici, viene arrestato, difeso da Pietro Gori, per cui Pietro Gori fu costretto a dare in esilio in quanto appunto dette una mano a questo Sante Caserio, emigrò in Svizzera, poi in Francia e entrò in un'organizzazione anarchica chiamata I Cuori di Quercia e da solo, per questi atti individuali che alcune frange degli anarchici facevano, atti individuali di ammazzare i rappresentanti dei padroni, mettere la dinamite nei posti dei padroni, fare delle rapine per finanziare il terrorismo, quello che si chiama, però loro difendevano della povera gente che lavorava 16 ore al giorno e moriva di fame, capito? E di malattie senza nessun diritto. Sante Caserio ammazzò Carnot e venne ammazzato. Ed ora però, prima di della ballata di Sante Caserio, fu un'altra canzone bellissima di Pietro Gori, a mio parere, la Ciurbanelli. La Ciurbanelli che lui diceva siamo una società come in una galera romana, tutti lì a remare nel remo, a patire perché bagniamo appena per lavorare tutto il giorno, ma sarebbe remare contro gli scogli, è meglio morire fra i flutti sul biancheggiare del mare che stare sempre attaccati a questi remi. Ecco questa immagine della galera. La galera, Pietro Gori. Siamo una ciurba tutta di una galera infame su cui lascia la morte. Forte sul mare la luna ruota le stelle in cielo, ma sulle nostre
conosciute. Ah, siamo nel 1890, un'altra ballata che andava venduta nelle piazze da questi imbonitori, che mio nonno era un ebreo errante, il quale ha passato tutta la gioventù faceva le scarpe nei poderi a tutta la comunità, quindi portava dietro un sacco con tutti gli attrezzi, la resina, la pece, i trincetti, i martelli a calcellaio, i chiodi adatti, eccetera, eccetera. I contadini gli fornivano il cuoio, quello, cioè, e lui gli faceva le scarpe, e la sera gli faceva queste ballate, raccontava le cose da ballo, ma raccontava anche questa canzone. Questa, diceva, è una canzone sempre scritta da Pietro Gori su Sante Caserio, che voi conoscete, e gli passava e gli parlava di Sante Caserio. E allora, e poi diceva, dietro a voi, sempre lui, la evocatoria a voi, è diretto il fatto, di questa mia canzone, che sa di pianto, e mi ricorda un giovane Caserio, Sante Caserio, arde anche la villa tua, e non vedessi
nunca el giorno della grandezza, della giustizia, già si leva il sole, il popolo dirà che più non vuole. E questa era sempre di Pietro Gori, la ballata di Sante Casere. Poi c'è un'altra cosa che recitavano questi cantanti, che anche era l'interrogatorio di Sante Casere. Entra la corte, esamina il casere, e mi domanda se si era pentito. 5 minuti fa avesse dato 4 persone. Sempre rapporti di amore, rapporti di tradimenti, e una delle più famose era la Sartina, la povera Sartina, anche questa con un piglio di critica, perché era una povera disgraziata, figlia di poveri, che va a fare la Sartina, poi viene mantenuta, era belloccia, viene mantenuta dal signore che alla fine la butta in un casino, cioè gli fa fare la mignotta di casino, ed era la storia di questo giovane che diceva: ricordo il dì che ti incontrai, eri una povera sardina, come la prima un giorno che chiamai, come una santa una piscina, venire a prenderti al lavoro, ti accompagnavo al quinto piano, e tra un bacio e bacio, andavi ripetendo. Venivo a prenderti al lavoro, ti accompagnavo al tuo piano, era un bacio bacio, andavi ripetendo tanto. Ma il giovane deve partire per lavoro, sì, è passo un anno, forse più, e passa un anno e forse più, senza poterla rivedere. Quando la vide per lui fu più un dolore che un piacere, la manteneva fra il signore in carrozza padronale e le disse:
siamo ancora pieni di aspetto al ragazzo. La manteneva un gran signore, e il carro sta a parlare, e lei gli disse ti amo ancora. Volendo quel dì, poteva così, già che quell'altro paga, mi sembri finare, non voglio ingannare, nuovo le forze chiamava, ferito nel cuore, pensando al lavoro. La storia, la storia, la storia è finita, e la storia non è finita, perché passa un anno, passa un anno e forse più, senza poterla rivedere, quando la vita è più dolore del mio piacere, in una casa di piacere, dove le donne sono pagate, in un divano stai a sedere. Sciagurate in una casa di piacere dove le donne sono pagate, in un divano stavi a sedere in mezzo a quelle sciagurate. Volendo quel dì potevo così avere le tue bellezze, senti frenare, non voglio parlare, quelle non darci carezze. Merito nel cuore, pensando all'amore, e a quella triste vita a casa tornai, e a te non pensare, e dissi stavolta, signore e signore, la storia è sempre con lo sfondo sociale. Poi quando vedevano languire dell'ambiente, infatti c'è un'altra canzone a ballo, sempre viene la primavera, cari contadini, viene la primavera, che succede in primavera? Viene la primavera, non sono anche voi, chi non lavora su tutti i sfruttatori, c'è la terra che ci appartiene a tutti. Tutto fatto, liberi siamo già, che liberi siamo già, che liberi siamo già, la lamba ancora. Che nell'estate che si racconta, che ha lavorato in mano, liberare terra che ci appartiene a tutti. Tutto fatto, che liberi siamo già, che liberi siamo già, che liberi siamo già. Tutto va, che liberi siamo già, che liberi siamo già, che liberi siamo già, e non è che è un pobre che si racconta il tuo padre, che ha lavorato la deve la tua cura, cielo e terra che ci appartiene a tutti. Tutto va, che liberi siamo già, che liberi siamo già. Poi continuava con l'inverno, e anche questo era un po' a ballo, ma è sempre loro. E ora invece, signore e signori, vi racconterò la storia dell'ingiustizia. L'ingiustizia subita dal Batacchi, accusato in quanto anarchico di aver ammazzato un proprietario, lui e altri quattro, tutti anarchici, senza prove, messo dentro dopo 21 anni. Ed ecco il maschio di Volterra, una ballata del 1900 che veniva cantata per far vedere l'ingiustizia del potere. E là.
Che ha scritto Pietro Gori, che veniva cantata nelle fiere, era Addio Lugano Bello, quando loro andarono in esilio a Lugano, scapparono dall'Italia perché condannati in Svizzera, li misero a galera e li cacciarono. In quanto anche ci sovversivi parlavano di dinamite, capito, di queste cose. Loro invece avevano un'ideologia più politica, più di portare la massa a una conoscenza e a una coscienza. Poi c'erano quelli che mettevano le bombe, quelli che facevano le rapine, come si era detto, ma quelli erano settori di atti individuali, quasi una delle ramificazioni dell'anarchia. Addio Lugano Bella, cacciati per la seconda volta con le loro poche cose, con un futuro incertissimo, cacciati anche dalla Svizzera, dove cavolo andremo, tocca andare in Argentina, andare via, perché è così, saluta Lugano. Addio Lugano bella, oh dolce terra mia, lasciati senza colpa gli anarchici d'anarchia, e partono cantando con la speranza in cuore, e partono cantando con la speranza in cuore. Ed è per voi sfruttati, per voi lavoratori, invece aggiungate armi, alzate malfattori, e fu la nostra idea, è solo idea d'amore, e fu la nostra idea, è solo idea d'amore, ma non mi compagni.
lasciami fuori la mia canzone. Repubblica borghese, un dì ne avrai per colpa, poi oggi ti accusiamo in faccia all'avvenire, noi oggi ti accusiamo in faccia all'avvenire. Andrò dai miei compagni, devi far trasportare la cosa. Poi la prima parte poi deve crescere, la seconda parte deve essere un po' più, come dire, intensa, poi tornare. Quindi, forse la fa coi diti. No, perché poi la rallenti. Indica, raga, questo deve essere 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mi si allarga la cintura, perché il tempo di madre natura, perché il tempo di madre natura, c'ho le scarpe molto strette, mi si allarga la cintura, perché il tempo di madre natura non si ferma neanche a. Io che sto bene di qui e che sto bene di là, io sto con quelle lì, io sto con quelle là, la 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 la, è il mio modo di stare a campare. Alle 7:40 di sera e mi ha detto con dolce maniera, e mi ha detto con dolce maniera, se già mi piaci tata, alle 7:40 di sera e mi ha detto con dolce maniera, sì mi va, sì mi va. Stessa preghiera, c'è chi mangia e chi ruba e chi spera di rubare in un'altra maniera. Alla sera, quando è buio, dico sempre la stessa preghiera, in galera, dritti ci devo andare, dritti ci devono andare.
Se tu mi amassi, se tu mi amassi. Aspetta, d'accordo, vai. Ma se poi, tu mi amassi. Aspetta. Prima, ferma tutto. Se tu mi amassi. Se tu mi amassi, se tu non fossi così nervosa, che quando te li vedi arricci il naso. Sembra che ti veda chissà cosa, mi sento proprio uno sfortunato. Se tu mi amassi almeno un pochino, se quando che ti passo da vicino, tu mi degnassi almeno. Truccata, ti porterei gardenie e tulipani, cesti di pere e di susine, ti comprerei il vestito di Armani. Ti porterei il gelato con le mani. Se mi chiedessi alcunché di strano, anche se di contrario della legge, anche di dare un calcio a un poliziotto, o riempire la corriera di legge, io ti darei tutta la mia vita, per te lavorerei per te sola. Ma un cuore come una
società, la società, è questa la nostra società, di qua o di là, di là o di qua, è questa nostra storia. Che si può fare per migliorare, per un po' cambiare questa nostra società, di qua o di là, di là o di qua. C'è dalla TV, esci di più e leggi di più, esci di più e vivi di più e mangi di più e sogni di più, respiri di più e ami di più, nel cielo più blu, vinto di più, trovare gli amici, le amanti del mondo. TV, siamo riusciti a fare la società, fare qualcosa. Vai, allora. Questa invece è una canzone che è nata quando io c'avevo un'osteria, perché una sera si diceva: ma come la vorresti te una donna? Cioè, io la vorrei bionda, lui anch'io bionda, la poi io la vorrei alta, anche io alta. Insomma, tutti volevano tante donne, capito? Perché la, ecco. E poi uno dice, ma lo sapete qual è il segreto? Io mi garberei, perché dice il segreto è che queste donne lo sappiano mai fra loro. Ecco, fuori. Una saggezza. Vorrei una donna calda e suadente, una che parla, una che non dice niente. Vorrei una donna con ogni sapore, una che piange ai film d'amore, una che canta le mie canzoni, una che non si fa illusioni, la vorrei alta e intelligente, oppure bassa che non sa niente, una straricca che mi regala ori e una che conserva i dolori. Ma per viver bene, per non avere guai, per viver bene, per vivere bene assai. Quelle donne che qui ho elencato, fra di loro non si incontrino mai, 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 se non sono a vorre una donna che mi assomiglia, che come sei mi piglia. Vorrei una donna con le remuscia che si diverta a coltivare i fiori, l'amore allegra e di sinistra, una che ne prati piscia, una che beve e mai sbadiglia. Vorrei una donna che sbaglia, ma per viver bene, per non avere. Non si
sorriso, una che parte senza preavviso, una che beve e mai sbadiglia. Vorrei una donna che mi abbaglia. Principi sani, la vorrei anche un po' mignotta, una che la spesa mi porta, la vorrei alta come un cristino, la vorrei nera come un bombino, la vorrei rossa, calda e suadente, vorrei una donna che non dice niente, ma per viver bene, per non bene, bene, sai, non si incontrino mai. Registra, eh? Boh, non me ne importa niente, si chiama, che c'è. Allora, questa invece è tratta da una canzone di Herman Hesse, Nel vino negli amici ti ho sfuggita perché dei tuoi occhi e ora si arrangerà così.
baciamanti nell'onda del fragor. Ma tu mi accompagnavi silenziosa, il vino lo bevevo sconsolato. Eri nelle mie notti d'amore, perfino quando ti avevo dileggiato. Ora tu accompagni le mie stanche membra, hai preso fra le mani la mia testa. Ora che da viaggi sono tornato, già che il mio vagare ho abbandonato, ora tu accompagni le mie stanche membra e prendi fra le mani la mia testa. Ora che il mio vagare ho abbandonato, felice che io sono ritornato. Non t'allargare, non t'allargare. Grande maestro. Questa invece è stata scritta da uno che ha visto la donna più bella della sua vita a Liverpool. Era andato lì perché c'era il cinquantenario dei Beatles. In questa città, ogni piazzetta c'era una cover dei Beatles. E lui vede passare una donna che lo impressionò. Io non capisco se era particolarmente fuori, e ha scritto questa cosa. Era bellissima, i suoi capelli erano come quelli che aveva a mente Dio quando disse che abbia i capelli. Mi ha fatto un sorriso così dolce da poterlo spalmare sulle frittelle. Aveva un impermeabile bianco, così bianco che la pioggia si sarebbe vergognata di caderci sopra. Aveva una gonna così stretta che le si vedeva il ricamo delle mutandine e le istruzioni che dicevano lavare in acqua tiepida e centrifugare con un programma delicato. Liverpool, Liverpool, addosso una maglietta con le facce dei Beatles, e i ragazzi non mi sono mai sembrati tanto belli, specialmente Lennon e Harrison, un po' gonfi ma felici, traballanti ma felici. Liverpool. Solo stare lì a espiare la stessa aria che lei aveva appena espirato. Mi ha chiesto qual era la strada più veloce per il centro ed io, da cretino, le ho detto qual era. Così è uscita dalla mia vita con la stessa rapidità e lo stesso erotismo con cui era entrata, era passata, era sparita nel centro di
di Liverpool. Questa è una canzone su un'autodenuncia per Schiavazzi. Quando tu sei venuta a trovarmi, hai portato il compagno e i vicini, una coppia con quattro bambini ed un cane striato di blu. Nella casa ci si stava un po' stretti, fra le facce di nuovi cretini, ed il cane mordeva i bambini, i cuscini e i calzini, ed il cane mordeva i cuscini. Distinti saluti. Fantastici. La Cina, la meglio vicina. Alzo tardi la mattina, bevo il caffè che fa la Cina. La Cina non fa rumore la mattina, io dormo sempre fino a tardi, non vuole svegliarmi. La Cina che va al lavoro ogni mattina, gioco a biliardo, mi ci porta il pasto caldo. La Cina è donna senza pari, che quando c'ho bisogno mi gira le cambiali. Quando
soprattutto quando cucina, quei sughi saporiti e il brodo di gallina. L'inverno arrosti con patate, bottiglie di Brunello delle migliori annate. La Cina che quando il poker mi rovina, va da un ricco signore a sollazzarlo. Il condominio di ogni condominio, rientro la sera a tutte le ore e bussa piano piano, vuol fare l'amore, è come una gatta innamorata, s'accuccia per un po' e poi se ne è già andata. Mi porta la Raffaella, la giovane cubana, e accetta con grande dignità gli amanti di una sera, il vizio e la preghiera. La Cina, ah, la Cina è la meglio vicina. Io amo fare la penichella, lei stira la mia roba e scopa per terra. Mi abbraccia quando mi lavo i denti, mentre pulisce il bagno e asciuga i panni.